l'Inter con un gol che ha conquistato Esposito. Pallone messo in mezzo, non ci arriva May, pallone svirgolato, ancora May che prova a riproporre. Napoli parla lì, 1-1 per il gol di Napoli, difesa del Milan che mi è sembrata assolutamente immobile e colpevole nella circostanza. Napoli mette dentro il gol dell'1-1, il quinto vogliamo, stagionale. Paolo, rivediamo. Rivedere la posizione di Napoli perché mi è sembrato fuori gioco. No, questa, assolutamente no. Questa situazione pericolosa per il Milan, poi Meregalli che rischia un po' in questo tentativo di disimpegno. Napoli e adesso Inter che riparte, uno contro uno, Tremolada contro Albertazzi, liberissimo a centro area, Beretta, attenzione, area di rigore, poi pallone verso Gerbo, Gerbo! 2-1 Inter, incredibile, in tre minuti partita rivoltata come un guanto dalla formazione di Esposito. Meregalli colpevole di aver perso palla per un facile stop in tre quarti offensiva, ha lasciato sguarnita la retroguardia e l'Inter si è infilata, poi ha avuto anche la fortuna di fare un velo Beretta eccezionale ma non voluto, un velo eccezionale ma non voluto, perché questa palla in mezzo, lo vedete, era per la conclusione, non è stato Beretta così bravo ad arpionare e gestire.